Buongiorno, buongiorno da Onda TG, in apertura subito la cronaca, brutto incidente sul lavoro all'azienda Pantex di Sulmona, un operaio di circa 40 anni si amputa le dita di una mano. Sentiamo che cosa è successo nel nostro servizio. Brutto incidente sul lavoro questa notte nell'azienda Pantex di Sulmona. Un operaio di circa 40 anni, residente a Raiano, mentre ripuliva un macchinario, si sarebbe infortunato in modo importante alla mano destra, riportando l'amputazione di tutte le dita. Immediata la corsa a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove è stato preso in carico per le cure e gli accertamenti del caso. Raccapricciante la scena che si è presentata sotto gli occhi del personale sanitario operante, tra sangue, preoccupazione, richiesta di intervento presso centri specializzati come Ancona. L'uomo alla fine è stato ricoverato presso il nosocomio Peligno, questa mattina sottoposto a un delicato intervento urgente, seguito dall'equipe del reparto di ortopedia. I sanitari sono riusciti a risparmiare solo parte di due delle cinque dita. Per il resto si è proceduto alla completa amputazione, visto il grave danno che ha portato alla compromissione completa di tutta la mano destra. L'incidente, da quanto si è appreso, sarebbe avvenuto per un'imperizia dello stesso operaio, anche se per prassi si svolgeranno i dovuti accertamenti. Tutti i colleghi lo hanno sostenuto, facendo il tifo per lui. E ora i maltrattamenti abituali all'anziana madre, un 52enne, finisce a processo. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Per 14 lunghissimi anni avrebbe maltrattato l'anziana convivente, non con schiaffi e pugni, ma con una feroce violenza verbale dovuta soprattutto allo stato di ubriachezza. Dovrà affrontare il processo un 52enne residente a Raiano che l'altro giorno è finito davanti al giudice per udienze preliminari, Marco Billi, per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Stando al quadro probatorio, il 52enne avrebbe posto in essere maltrattamenti alla madre, minorata e anziana, rientrando spesso nella comune abitazione ubriaco in evidente stato di alterazione, coinvolgendola in litigi pretestuosi, creandole un timore per la propria incolumità. Un incubo che per la Procura della Repubblica di Sulmona, che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell'imputato, è durato dal 2004 al 2020, un periodo abbastanza lungo che configura la continuazione dell'ipotesi di reato, ovvero i maltrattamenti abituali in famiglia. L'uomo era finito sotto inchiesta dopo il blitz dei carabinieri della locale compagnia che intervennero nell'abitazione di madre e figlio, svolgendo i dovuti accertamenti per riportare la calma. Per la difesa dell'uomo si tratta di un arco temporale troppo vasto, di episodi non proprio specifici, tutti da esaminare nel dibattimento per far cadere il castello accusatorio. Peraltro la stessa vittima, sentita sommarie informazioni dei militari, avrebbe ridimensionato la portata dell'accusa. Fatto sta che per il 52enne si apre il processo, l'accusa è di quelle pesanti. E ora la politica, Andrea Gerosolimo, lacrime di coccodrillo, nuovo affondo all'indomani del ritiro politico, chiamiamo così, di Gerosolimo da parte dell'altra, la coalizione Liberamente Sulmona che candida a sindaco Gianfranco Di Piero. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Tutti a votare perché la campagna elettorale non è chiusa. La coalizione Liberamente Sulmona si fa sentire dopo le dichiarazioni del candidato sindaco Andrea Gerosolimo su un suo ritiro politico, solo politico, dalla competizione elettorale in atto in vista del turno di ballottaggio. Per il PD Gerosolimo fa la parte del coccodrillo. Gerosolimo, invece di chiedersi e spiegare magari ai candidati delle sue liste, ai suoi elettori, le ragioni di un tonfo clamoroso, 800 voti circa di distacco dal nostro candidato Di Piero, scrivono i Dem, quando egli stesso li aveva illusi evocando nelle sue sceneggiate solipsistiche, rifiutando il confronto con gli altri candidati sindaci, non in TV ovviamente, una cavalcata trionfale che si sarebbe conclusa con la vittoria a primo turno, si rifugia in una sorta di vittimismo struggente, agitando lo spettro di nemici odiatori seriali che lo avrebbero attaccato sul piano personale. Ma non solo. Secondo il PD Gerosolimo è un uomo politicamente ormai finito, che dal punto di vista umano avrebbe bisogno di qualcuno che gli stia veramente vicino, raccontandogli la realtà dei fatti, con la rimozione dalla sua mente di quel film allegro
allegro da commedia all'italiana che si è girato personalmente e che, viceversa, li assicuriamo per i cittadini di Sulmona, si è trattato di un vero e proprio film dell'horror. Per il Movimento 5 Stelle la campagna elettorale, come detto, non è affatto finita. Prendiamo pienamente atto della scelta del candidato Gerosolimo di ritirarsi dalla campagna elettorale, spiegano i pentastellati, di aver ascoltato ciò che la città gli ha palesemente detto a seguito della prima tornata di elezioni, ovvero una sonora bocciatura, ma non ne condividiamo nella maniera più assoluta le motivazioni. Si sta trincerando nell'angolo del vittimismo, quando invece la vera vittima è il nostro territorio, che ha dovuto subire per anni una scellerata politica accentatrice e personalistica, di cui il protagonista era solo lui. Sulla stessa lunghezza d'onda Sbic, per legge, aggiunge, il movimento non può ritirare la sua candidatura, quindi il 17 e 18 ottobre i cittadini sono chiamati alle urne per una sana espressione democratica, il voto. Sarà importante che tanti esprimano la loro voglia di cambiamento eleggendo Gianfranco Di Piero. Noi lo faremo convintamente, con in testa e nel cuore i nostri beni comuni. Anche il candidato sindaco Gianfranco Di Piero ha fatto la sua analisi, spiegando che Gerosolimo non può fare la vittima. Si è proposto quale pacificatore della città, ma la sua campagna elettorale, si legge in un passaggio della nota di Di Piero, oltre ad alcuni slogan preconfezionati senza alcuna aderenza alla realtà, è stata costruita sulla delegittimazione degli avversari, anche attraverso il ricorso a riferimenti personali, conditi di espressioni gravi, che si addicono più le chiacchiere da bar che al confronto politico su temi di carattere amministrativo. Chi sceglie di candidarsi a un ruolo amministrativo di tale rilievo deve innanzitutto rispetto all'istituzione a corpo elettorale e non può decidere unilateralmente di ritirarsi dalla competizione. Non è dato sapere se la dichiarazione di resa sia veritiera o invece costituisca l'ennesimo espediente del ricco repertorio del candidato. Qualora si fosse nel primo caso, Andrea Gerosolimo farebbe bene a interpellare la sua coscienza, chiedersi se il suo insuccesso elettorale non sia da attribuire ai metodi e comportamenti da lui adottati in 20 anni di attività politica, conclude Di Piero. Noi andiamo a votare per vincere, continueremo il contatto diretto con gli elettori e questa è la posizione di Sulmona, protagonista, proprio la coalizione che fa capo al candidato sindaco Andrea Gerosolimo, che si è riunita questa mattina nell'hotel Manhattan con i suoi 112 candidati, quindi con le 7 liste protagoniste del primo turno di campagna elettorale. I sostenitori di fatto non riescono a accettare un approdo di questa tornata elettorale, per cui esprimono vicinanza, solidarietà al candidato sindaco, rispettando la scelta di un ritiro dalla corsa, almeno come avete sentito, questo è chiaro solo dal punto di vista politico, però rilanciano, andranno avanti loro autonomamente con la campagna elettorale e andranno a votare, dicono, per vincere, per far passare il progetto politico civico della coalizione Sulmona protagonista. In queste ore si sta tentando il cosiddetto ritiro del ritiro, cioè in qualche modo di far rimettere in corsa Andrea Gerosolimo dal punto di vista politico. La coalizione però si è riunita, ha dato la solidarietà al suo candidato sindaco e andrà avanti in questa ultima settimana di campagna elettorale prima del turno di ballottaggio fissato, lo ricordiamo, per i prossimi 17 e 18 ottobre. Ora ci spostiamo a Prato La Peligna per parlare del collaudo per la demolizione della scuola, un passo in avanti per la realizzazione della RSA. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Affidato l'incarico per i servizi di collaudo statico, tecnico, amministrativo per la demolizione parziale dell'ex scuola primaria di Valle Madonna di Prato La Peligna per la realizzazione di una residenza protetta per anziani non autosufficienti. Il passo in avanti per la realizzazione della struttura, particolarmente attesa dalla cittadina, è stato messo nero su bianco nei giorni scorsi dall'ASL con la deliberazione del direttore generale Ferdinando Romano. L'incarico è stato affidato all'ingegnere Francesco Eusani, secondo l'offerta prodotta di oltre 32.000 euro dopo apposito bando che ha visto la partecipazione di 4 professionisti. Si tratta, come detto, di un ulteriore step prima di dare avvio ai lavori. Nella giornata di ieri è arrivato il parere igienico-sanitario, mentre il comune deve rilasciare il permesso a costruire. Lo scorso 25 marzo l'ente aveva sottoscritto l'atto di donazione dell'immobile di via Malle Madonna alla ASL. L'amministrazione di Nino ha lasciato sull'argomento il segno politico, cambiando la localizzazione della struttura alla luce dei rilievi effettuati sul locale dell'ex scuola media, individuata dalla precedente amministrazione e dalla ASL nel 2016.
Derivazione dell'olio extravergine di oliva, se ne è parlato recentemente in un convegno a Bugnara. Marco Malvestuto nel servizio. Come ottenere un olio extravergine di qualità? Questo è il tema dell'incontro svoltosi ieri a Bugnara, nel centro congressi De Gasparis, dove grazie agli interventi dell'ingegner Claudio Di Mercurio, del frantoio Hermes di Penne e del dottor Marino Giorgetti, esperto in analisi sensoriale, sono state approfondite le tecniche di produzione, trasformazione e conservazione dell'olio. Come si può fare un olio di qualità? Innanzitutto dobbiamo partire da olive di qualità, poi un processo di trasformazione che sia adeguato e quindi un processo poi di conservazione. L'olio si fa una volta l'anno, ma come minimo lo dobbiamo conservare nel migliore dei modi per tutto l'anno successivo. Durante queste varie fasi, quindi sia di produzione delle olive che di raccolta, che di trasformazione e durante la conservazione, possono insorgere alcuni fenomeni che potrebbero andare a, diciamo, guastare la qualità del nostro olio. Quali sistemi dobbiamo, diciamo, adottare per evitare che questi difetti, noi li chiamiamo i difetti dell'olio, possano insorgere in qualunque momento, o nella produzione delle olive, o nella raccolta delle olive, o durante la fase di trasformazione, o durante la fase di conservazione. Ultimamente si introduce sempre di più una sezione fredda in frantoio, quindi mentre negli anni passati si guardava il frantoio come un processo dove erano necessari riscaldare, soprattutto nelle continue, per tirare fuori l'olio, ultimamente invece si sta procedendo verso l'inverso. Per preservare gli aromi, i profumi e i sapori, stanno sempre più introducendo sezioni con raffreddamento. Presenti il sindaco di Bugnara Giuseppe Lostracco, Franco Volpe dell'Associazione Rustica Gentile ed Emanuele Faieta, rappresentante regionale della Città dell'Olio. Da parecchi anni facciamo parte del circuito Città dell'Olio, siamo circa 20 comuni della regione Abruzzo e 325 comuni d'Italia. L'olio della Valle Peligna è particolarissimo, tant'è vero che quando partecipa ai contesti nazionali risulta quasi sempre uno dei primi classificati. Noi come Associazione Rustica e Gentile siamo qui presenti per dare il nostro contributo, anche perché ci troviamo alle porte dell'inizio dell'annata agraria, che nei prossimi fine mese inizia anche qui nella nostra Valle Peligna, nel nostro areale, la raccolta delle olive delle due varietà, della Rustica e la Gentile. Un momento di assaggio nel pieno delle normative anti-Covid, guidato da Marino Giorgetti, che ha illustrato le modalità di degustazione, ha preceduto la visita all'antico frantoio di Palazzo Alesi, gioiello recentemente restaurato. E si punta sul turismo esperienziale, per cui la Fondazione Carispac presenta i suoi progetti che danno origine al servizio. Nei giorni scorsi, presso l'auditorium della Fondazione Carispac all'Aquila, sono stati presentati i progetti selezionati del bando 2021 per il turismo esperienziale, realizzato da Fondac, la società di scopo della Fondazione Carispac. Sono 14 le proposte scelte che riguardano tutto il territorio della provincia dell'Aquila, pronte a diventare pacchetti e proposte turistiche. Alla presentazione ha partecipato il blogger ed accompagnatore turistico Rocco D'Alessandro. Inoltre hanno partecipato il presidente della fondazione, Domenico Taglieri, il segretario generale, Davide Iemma, il presidente di Fondac, Nazareno Mascitti, l'assessore al turismo del comune dell'Aquila, Fabrizio Aquileo, ed inoltre sindaci ed amministratori dei comuni interessati dalle proposte turistiche scelte. Ha chiuso la manifestazione l'intervento del blogger ed accompagnatore turistico Rocco D'Alessandro. Un progetto che parte da Sulmona ma che è rivolto all'intera provincia dell'Aquila. È un progetto che nasce dalla valorizzazione e dalla fama che abbiamo, che ha il Montepulciano d'Abruzzo, soprattutto nelle cantine che riguardano questo territorio. E noi abbiamo pensato di promuovere un'iniziativa che metta insieme sia l'aspetto enogastronomico sia l'aspetto culturale, cercando di destagionalizzare il turismo ma anche
anche di delocalizzare i luoghi della cultura, nel senso di creare un percorso, un itinerario che, partendo dai beni culturali che sono presenti sul territorio, si spingono poi fino a attraversare il territorio attraverso i vigneti per poter vivere un'esperienza de visu, proprio vendemmiando, stando in giornate insieme con gli operatori e con gli agricoltori, nel frattempo portando anche in alto il brand della provincia dell'Aquila come una provincia anche dove è possibile divinamente soggiornare. Il progetto, che si chiama Passi di Vita, consiste nel creare dei trekking letterari che porteranno i turisti a scoprire il territorio attraverso delle figure storiche o letterarie che sono nate o hanno vissuto all'interno di 5 territori nella provincia aquilana. Ad esempio Raiano, Castel del Monte, Tione, Navelli e Capestrano. Inizieremo appunto da Capestrano, scoprendo la figura di San Giovanni da Capestrano grazie all'aiuto di uno storico e grazie all'aiuto di una rappresentazione letteraria, partendo proprio dalla biografia del santo di Capestrano, ad arricchire il trekking letterario e della giornata. Ci sarà un concerto organizzato da Paesaggi Sonori, nonché una degustazione di prodotti tipici di Capestrano e il coinvolgimento appunto anche della comunità stessa del paese, che arricchirà e renderà appunto più esperienziale la giornata. L'idea dietro il progetto è quella di offrire ai turisti che già arrivano numerosi sull'altopiano di Navelli per la raccolta dello zafferano la possibilità di toccare con mano proprio l'attività di raccolta dei fiori, che avviene nel periodo che va più o meno dalla metà di ottobre all'inizio di novembre, con una serie di attività. Quindi si parte dalla raccolta sul campo, si può proprio partecipare attivamente alla raccolta dei fiori stessi, poi si portano i fiori in paese, ci si riunisce in gruppo per fare la sfioratura, cioè la separazione dei pistilli, e si fa anche una dimostrazione di essiccazione, il tutto con una piccola degustazione di tisana e dolcetto allo zafferano. Questo è il pacchetto base, perché poi grazie ai nostri partner, quindi con la Fondazione Sarra, ci sono il Consorzio per la tutela dello zafferano dell'Aquila, DOP, e la cooperativa di comunità Oro Rosso, oltre al comune di Navelli, abbiamo la possibilità di offrire delle attività aggiuntive. Prima di chiudere il ragionamento sul fronte dell'emergenza da Covid-19, ha referto in ritardo per un problema che ha interessato nella giornata di ieri i flussi informatici. Sono 3 i nuovi casi di Covid-19 messi a referto dall'ASL, 2 a Prato La Peligna, 1 a Pettorano sul Gizio, tutti legati all'ultimo positivo accertato proprio a Pettorano, un operaio di un'impresa che opera sul territorio. I positivi di oggi, si tratta di una coppia pratolana di 49 anni e invece di una donna domiciliata a Pettorano sul Gizio di 44 anni, che è appunto la moglie dell'operaio ed è vaccinata con una dose e lavora come badante. Nonostante i 3 nuovi casi, la situazione, lo scenario epidemiologico non fa registrare segnali di preoccupazione nell'intero centro Abruzzo. Una leggera oscillazione sulla curva epidemiologica pure è da rilevare, un leggero incremento dei sorvegliati da 40 a 44, degli attuali positivi da 20 a 23, mentre restano 3 i posti letto occupati per i pazienti dell'area Peligno-Sangrina. Avremo modo di fare le nostre analisi, di leggere i numeri come di consueto nelle prossime ore. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ontarv.tv per essere aggiornati su tutte le notizie, ed è davvero tutto per questa edizione. Grazie per aver scelto Onda Ligi, che come di consueto torna questa sera alle ore 20 circa. A tutti buon pomeriggio.